Questo è un momento ovviamente delicato. E bisogna stringere i denti perché ovviamente, come abbiamo già detto, abbiamo delle difficoltà in avanti e quindi dobbiamo fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo e cercare di sfruttare le caratteristiche e in attesa dei giocatori importanti che ci mancano, che sicuramente ci possono dare una mano importante. No, non sto pensando di cambiare modulo. Ripeto, quello che ci serve è avere più coesione, più compattezza, e questo non dipende dal modulo, ma dipende da quello che si mette in campo. Quindi noi dobbiamo solo alzare il livello di agonismo in campo. Perché tu puoi stare a 3, a 2, a 4, a 5, ma alla fine quello che conta è la compattezza della squadra. Tu puoi giocare anche con solo due difensori, ma essere molto compatto, cioè nel senso che se tu tutti e 11 stai lì e stai attaccato al risultato, attaccato alla partita, poi difendi magari meglio che se ti metti con sei difensori. È tutta una questione di compattezza di squadra. Ieri il presidente ha detto: Oddo non si tocca. Che effetto ti hanno fatto le sue parole? Ma io conosco il mio mestiere, è normale che un allenatore è sempre legato a quelli che sono i risultati, e poi ci sono delle dirigenze. Io credo che al di là di me, la valutazione che deve fare una società è sempre a 360 gradi, quindi la situazione nostra non è semplicissima per qualsiasi tipo di allenatore, non solo per Massimo Oddo, credo. Sì, Frosinone è una squadra forte, una squadra costruita già da un po', con più o meno gli stessi uomini, arricchiti da qualche elemento sicuramente valido che lotterà fino alla fine per zone alte della classifica, perché è una squadra forte. Quindi noi, ripeto, alla base di tutto c'è un certo tipo di compattezza che dobbiamo mettere in campo, di voglia di lottare su ogni pallone, di vincere i duelli individuali. Ma vabbè, Alessandro è un amico, ho passato anni meravigliosi con lui e ha iniziato da pochissimo questo mestiere, si è reso subito conto di quelle che sono le difficoltà. Io credo che il mestiere di allenatore sia in assoluto nel mondo del calcio il mestiere più difficile, se ne è reso conto. Noi parliamo spesso però ci piace il nostro mestiere e ci piace lottare per trovare soluzioni.